L'area del Parco del Valentino, utilizzata per i concerti gratuiti nella settimana di Eurovision, ha riscosso un grande successo. L'amministrazione comunale sarebbe intenzionata a continuare questa esperienza. I Murazzi del Po stanno per rinascere all'insegna di una movida sana dove conterà la qualità del cibo e del bere. Da fine maggio cominceranno ad aprire diversi locali. Fino al 21 giugno è aperto un bando per voucher scuola per l'anno 2022-2023, oltre 17 milioni le risorse a disposizione. Sicurezza e controllo del territorio, l'impegno della Questura, ne parliamo con l'ospite Barbara De Toma, dirigente divisione anticrimine Questura di Torino. Bentornati al consueto appuntamento con l'informazione regionale di GRP Televisione. Eurovillage, l'area del Parco del Valentino di Torino utilizzata per i concerti gratuiti nella settimana di Eurovision, ha riscosso un grande successo. L'amministrazione comunale torinese sarebbe intenzionata a continuare questa esperienza. Dunque Eurovillage potrebbe diventare un festival annuale. Il sindaco Stefano Lorusso garantisce il suo impegno in questa direzione. Parlando del futuro del Valentino, il primo cittadino ha ribadito che potrebbe diventare uno dei luoghi simbolo della ripartenza e della rinascita della città. Ma è giusto che il famoso parco diventi sede di eventi? Lo abbiamo chiesto ai torinesi. Eurovision Song Contest è stato davvero un successo per la città di Torino, ma lo è stato anche Eurovillage, questo palco allestito open air qui al Parco del Valentino dove ci troviamo in questo momento. Sindaco di Torino Stefano Lorusso ha sottolineato che è stata inaugurata una nuova stagione di eventi musicali gratuiti che ha coinvolto oltre 220.000 persone in 8 giorni e davvero in uno dei luoghi simboli della città. Ma è giusto che il Parco del Valentino diventi appunto sede di questi eventi, una sede che potrebbe anche essere permanente o deve essere vissuto come polmone verde? Lo abbiamo chiesto ai torinesi. Assolutamente sì, la struttura è straordinaria, dovrebbe essere allestito qualcosa di permanente perché è un riferimento non solo per la città ma anche per il turismo di incoming. Permanente no, nel modo più assoluto. Ogni tanto qualche evento va bene, ma un rompimento come questo, ogni tanto lo si può fare per il bene della città, per il movimento, porta business, eccetera. Però permanente no. Quindi va bene, sì, ogni tanto dosiamo gli eventi e vuole godersi un po' il polmone verde questo. Claro, io abito qua dietro, a Corso Vittorio, perciò... Si può usare anche per questi eventi, ma... organizzandoli un po' meglio, nel senso che all'Eurovillage c'era tantissima gente e tante persone sono rimaste anche fuori e quindi cercando di gestire i flussi di persone può essere utilizzabile anche per questi eventi. Bah, secondo me fare eventi del genere rimane bello perché valorizza comunque l'intera città, quindi porta gente, turisti e quindi è un buon modo per sfruttare il Valentino. Poi certo è vero che possono essere un po' invasivi, nel senso che le strade o robe del genere rimangono meno percorribili, però secondo me è una buona idea utilizzarlo. È una buona idea anche per lei? Porta PIL e turismo alla città in maniera permanente, magari no, sennò poi uno non se lo gode, però è una buona opportunità per sfruttarlo. Certo, è già anche il Museo dell'Automobile ne ha usufruito e diciamo che l'ambiente è adatto a molte cose. E penso che sia giusto sfruttarlo. È stata una bella manifestazione, sì. Gestita bene, in sicurezza. Quindi sì, facciamola ancora in futuro. Sì, assolutamente. Volentieri, sì. È stato volentieri. Bellissimo. Diamo vita alla città e al parco. Sì, sì, penso che sia un'opportunità per Torino, assolutamente. Anzi, magari ingrandirlo anche. Certo. Sì, sì. È stata positiva. Lei è venuta all'Eurovillage? Sì, sì, un paio di volte, assolutamente, sono venuta. È stato un disagio perché io ho il cane, però insomma, comunque è stato assolutamente un evento anche ben organizzato. Come ambiente molto giovanile soprattutto, quindi è bello anche fare un evento ogni estate magari, un evento del genere, sfruttarlo un po' di più questo parco.
Scatta la zona di massima sicurezza domani in centro dalle 9 alle 24. Torino si prepara all'arrivo delle delegazioni dei 46 ministri degli esteri europei che arriveranno giovedì in città ospite a Palazzo Madama per il 132esimo comitato dei ministri degli esteri del Consiglio d'Europa che sarà venerdì alla Reggia di Venaria. Domani per tutto il giorno sarà vietato entrare nel centro di Torino. Questa parte della città verrà infatti trasformata in una zona di massima sicurezza. Il capoluogo si prepara infatti all'arrivo delle delegazioni dei 46 ministri degli esteri europei che giovedì saranno in città ospite a Palazzo Madama per il 132esimo comitato dei ministri degli esteri del Consiglio d'Europa di venerdì alla Reggia di Venaria. La prefettura ha deciso di inibire l'accesso in Piazza Castello, via Accademia delle Scienze, Piazza Carignano e Viale dei Partigiani fino all'incrocio con Corso San Maurizio dalle 9 alle 24, mentre il sistema di sicurezza delle forze dell'ordine si è già attivato da giorni con l'arrivo di uomini e mezzi. Anche se il termine zona rossa non viene utilizzato, i protocolli messi in atto sono quelli dei grandi summit, visto che si temono contromanifestazioni degli antagonisti. Massima allerta dunque dopo i disordini scoppiati il 1 maggio. Però Torino e Venaria vivranno questo evento senza che le due città vengano visibilmente blindate. Non sono previsti cortei di protesta vicino alla Reggia e le uniche iniziative riguardano Torino. Giovedì pomeriggio a Palazzo Nuovo ci sarà una tavola rotonda contro la guerra. Venerdì al mattino sono previsti due presidi organizzati dai SICOBAS davanti all'Iveco e dai CUBE di fronte alla Collins Aerospace, l'ex Microtecnica. Infine la manifestazione dei centri sociali, collettivi studenteschi e sinistra radicale, indetta alle 18 a livello territoriale. Una movida sana dove conterà la qualità del cibo e del bere. I Murazzi del Po stanno per rinascere con questa prerogativa. Una data precisa non c'è, ma da fine maggio cominceranno ad aprire diversi locali per ridare vita 22 anni dopo a questa zona di Torino. I Murazzi del Po stanno per rinascere. Una data precisa ancora non c'è. A fine maggio però aprirà Porto Urbano, un locale da aperitivo, il primo di una serie di realtà che hanno il compito di ridare vita a questa zona di Torino. La conferma arriva proprio dall'amministratore delegato Fabrizio Bocca, torinese di 41 anni che ha investito nel progetto con altri 9 imprenditori. Sorgeranno un bar, un ristorante e una location di eventi legata alla città con un dehors sul Po in grado di ospitare 150 aperitivi, spiega Bocca. Abbiamo partner per il cibo, per il vino e con Edit per la birra. I Murazzi stanno per ripartire e noi siamo i primi. Saranno diversi da quelli di 22 anni fa, perché nel frattempo è cambiato tutto. Sarà la zona di una movida sana in cui conterà la qualità del cibo e del bere. Porto Urbano, che chiuderà tra le 2 e le 3 del mattino, non ha la licenza per ospitare spettacoli, ma potrà organizzare concerti e attività culturali con realtà ad hoc come la Festa della Musica. Anche altri locali partiranno presto. Alcuni ospiteranno musica dal vivo e prima dell'estate si tornerà a ballare anche da Giancarlo, la storica discoteca che ha dato i natali a band torinesi come il Subsonica e ha visto ballare milioni di giovani. C'è quindi aria di cambiamento sulle sponde del Po, un cambiamento che guarda al futuro. Andiamo adesso a vedere la situazione Covid nella nostra regione. I nuovi casi positivi sono 1770 e 4 nuove vittime nelle ultime ore. 4 ricoveri in meno in terapia intensiva, 19 in totale e 11 in più invece negli altri reparti ordinari, per un totale di 541. Voucher scuola per l'anno 2022-2023, il bando fino al 21 giugno con erogazioni previste per agosto. A disposizione oltre 17 milioni di risorse che verranno integrate in fase di assestamento di bilancio.
Mentre si sta per chiudere l'anno scolastico in corso, la Regione pensa già al prossimo. È aperto il bando fino al 21 giugno per i voucher scuola per l'anno scolastico 2022-2023, che così potranno essere erogati a inizio agosto. 17,5 milioni le risorse destinate al voucher, che verranno integrate in fase di assestamento di bilancio per cercare di soddisfare il maggior numero di richieste possibili. La stessa Commissione ha approvato a maggioranza la delibera di giunta sui criteri di assegnazione delle risorse, illustrata dall'assessore all'istruzione. 6,7 milioni sono stati destinati al voucher libri di testo, materiale didattico e trasporti, che quest'anno consentirà di acquistare anche materiale didattico di abituale consumo come matite e quaderni e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, mentre 4,4 milioni sono per iscrizione e frequenza. 6,2 milioni è invece la somma trasferita dal Ministero dell'Istruzione come contributo statale per il voucher libri di testo. La Commissione ha anche approvato all'unanimità lo schema di deliberazione della Giunta che porta a 400.000 euro il contributo regionale destinato ai programmi di finanziamento per lo sviluppo delle residenze universitarie in capo a Edisu, uno stanziamento che garantisce un maggior punteggio in graduatoria sui bandi legati alla realizzazione di alloggi universitari. Il 118 di Canelli e quello di Santo Stefano Belbo dal 1 giugno diventeranno H24. La presentazione dei nuovi servizi per l'emergenza è avvenuta al 118 di Alessandria. Postazione di soccorso avanzato a Canelli e a Santo Stefano Belbo, H24. Questo che vantaggio avrà per gli utenti? Ma un vantaggio è sicuramente una migliore razionalizzazione delle risorse e un'implementazione della qualità del servizio, e si spera ovviamente anche di quello che noi, secondo noi è una cosa fondamentale, la qualità percepita del servizio, cioè l'assistenza H24 della popolazione con un personale altamente qualificato, perché sono infermieri di area critica. E quindi la possibilità anche di avvicinarsi maggiormente a quelli che sono i loro bisogni. Bisogni che sono sempre sentiti urgenti dalla popolazione, anche se a volte non corrispondono a quelli che sono i nudi e freddi codici dell'emergenza. Però avere una persona che è altamente professionale, vicino ai bisogni della popolazione, secondo me è fondamentale. H24 è certamente un servizio in più per il vostro territorio. Come ci siete arrivati? H24 perché i bisogni della popolazione bisogna tenerli presente, e praticamente abbiamo sicuramente un dato che è a supporto in effetti di questo ampliamento dell'orario di attività del mezzo di soccorso avanzato di base di Santo Stefano, che sono le distanze che il territorio di Santo Stefano ha da idea di primo livello, che nel riferimento Verduno dista 34 km, circa, quindi 41 minuti per l'arrivo a Verduno. Poi se c'è bisogno di un medico? Se c'è bisogno di un medico è possibile supportare e con l'attività del soccorso sanitario aereo, quindi con l'elisoccorso regionale, come già avveniva precedentemente, e attraverso dei rendezvous con i mezzi di soccorso in effetti medicalizzati più vicini, sia della provincia di Asti che della provincia di Cuneo. L'esempio di oggi, in cui implementiamo un servizio territoriale a Canelli Santo Stefano, rappresenta bene il modus operandi della nostra amministrazione regionale. Partiamo dal basso, partiamo dai territori, invertiamo la tendenza in territori che hanno sempre avuto minori servizi, oggi ne diamo di più. E li diamo in quei territori che sono stati il cardine e il simbolo dell'episodio pandemico. Noi abbiamo scoperto che il territorio e la sanità è più importante, o quasi, degli ospedali. Devo ringraziare per questo il mio collega, l'assessore Icardi, che insieme a Mario Raviolo, insieme al direttore Alpe, al direttore Guerra, hanno lavorato in questi mesi difficili, hanno aspettato che finisse il picco pandemico, hanno messo a disposizione operatori infermieristici validi che dal 1 di giugno nella Valle Belbo potranno operare a servizio dei cittadini e degli imprenditori. Adesso andiamo a Santena, in provincia di Torino, perché vi presentiamo il triplo appuntamento che la trasmissione Non Vedo L'Ora dedicherà al paese di Camillo Benso di Cavour e degli Asparagi, in tre puntate distinte. Questa sera, domani, giovedì 19 maggio e venerdì 20 maggio, sempre alle ore 20 e sempre in replica il giorno successivo alle ore 18. Comincia il nostro viaggio alla scoperta di Santena. Dove ci troviamo? Intanto ci troviamo proprio al centro di un
territorio straordinario, che è il territorio chierese carmagnolese. Quindi Santena è un po' il baricentro di questo bellissimo territorio, che è anche la sede naturale del nuovo distretto del cibo, appunto chierese carmagnolese. Siamo lì in mezzo, a metà strada tra Torino e le grandi aree del Roero, delle Langhe, del Monferrato. Ecco, Santena in mezzo, in questo territorio che sta crescendo come nuova identità proprio fra queste nuove realtà e Torino. La prima tappa fondamentale è una tappa irrinunciabile per vedere non soltanto il Parco Cavour, ma adesso il neo-ristrutturato, diciamo, Museo Nazionale Cavouriano, che proprio vale la pena di visitare perché ci fa ripercorrere le tappe dell'Unità d'Italia. Perché una visita qui è imperdibile? Bella domanda. È imperdibile perché qui si parla della storia d'Italia. E qua si parla delle radici. Nello statuto della Fondazione Cavour, inizialmente c'era solo la valorizzazione dei luoghi cavouriani e anche, diciamo, rendere noto, il far conoscere la figura di Camillo Cavour. Noi abbiamo aggiunto proprio il concetto di unità d'Italia come valore fondante del nostro paese, anche per cercare di valorizzare le cose migliori che ha il nostro paese. Non ci sono solo cose negative, ci sono anche cose positive. E questo è un viaggio nella storia che porta, parte dal periodo medievale fino ai giorni nostri. Sport, calcio, Serie A, la Juventus nell'ultima giornata di campionato è impegnata nella trasferta di Firenze, grande ex Dusan Vlahovic. Intanto la dirigenza è impegnata sul mercato, tre i nomi importanti sul taccuino di Cherubini e arriva bene Pogba, Di Maria e Perisic. Sentiamo. Affievolite le grandi emozioni di lunedì sera vissute allo stadium dopo le lacrime, il lungo e il commovente tributo a Giorgio Chiellini e Paolo Dybala, che lasciano club rispettivamente dopo 17 e 7 anni di onorata carriera, la squadra è tornata ad allenarsi in vista dell'ultima partita di campionato contro la Fiorentina. In casa Juve, dunque, non ci sono più obiettivi da raggiungere. Lo scudetto resta un affare tra le milanesi impegnate in un photo finish da brividi. Ma la squadra è chiamata ad una prestazione quantomeno d'orgoglio al Franchi di fronte a un pubblico storicamente poco amichevole nei confronti della Juve. Vecchie scorie legate soprattutto ai movimenti di mercato acuite dalle recenti cessioni di Cuadrado, Bernardeschi e dei gioielli Chiesa e Vlahovic. Già, chissà quell'accoglienza verrà riservata all'attaccante serbo che torna nello stadio dove ha raccolto tanti applausi e consensi. Intanto la dirigenza sta lavorando alacremente per consegnare ad Allegri una rosa più competitiva per colmare le lacune evidenziate in questa stagione che si è conclusa con zero titoli. Non accadeva da 11 anni. L'agenda di Cherubini è fitta di incontri. Dybala alla fine potrebbe accasarsi all'Inter nonostante le smentite. Inoltre, per quanto riguarda il mercato in entrata, si gioca sul doppio binario Pogba-Di Maria, trattative che sembrano essere avviate. Contatti anche per Perisic. Il croato è in scadenza di contratto, si parla di un biennale da 6 milioni di euro. Si vedrà se Marotta e Ausilio da una parte e Cherubini arriva bene dall'altra troveranno una via d'incontro. Il Torino chiuderà venerdì sera la stagione 21-22 ospitando la Roma. Vincendo i Granata concluderebbero la stagione quasi certamente al nono posto, con una sconfitta invece scivolerebbero all'undicesimo posto. Abbiamo chiesto alla leggenda Granata, Natalino Fossati, un pronostico sulla partita e un giudizio sull'addio di Brecalo. Siamo con Natalino Fossati. Il Toro l'anno prossimo non avrà Josip Brecalo in squadra. Come hai preso questa notizia? Beh, certo, intanto è un titolare, poi ha fatto anche dei gol decisivi. Perdi un giocatore importante per l'anno venturo. Io penso che quello che possa essere molto più arrabbiato è l'allenatore, perché perde i pezzi, prima uno, poi l'altro. Poi ci sono anche altri giocatori che non sono confermati per altri motivi. È ovvio che la squadra l'anno venturo deve fare qualche sacrificio e prendere giocatori diversi. E l'allenatore poi si trova a giocare con giocatori che magari lui prima aveva lavorato in una certa maniera, adesso deve lavorare in un'altra maniera. Però se perdi i giocatori di qualità poi diventa difficile andarli a trovare in giro. Il venerdì sera il Toro affronterà la Roma in casa, ultima partita di campionato. Cosa ti aspetti da questo match? Beh, io mi aspetto, intanto, io fossi in Cairo farei venire i tifosi allo stadio con un biglietto metà della metà della metà per riempire lo stadio, e certamente spero
mi farebbe molto piacere che il Torino vincesse la partita, perché insomma vince la partita, si mette ancora meglio in classifica, dove in effetti merita. E Toro Roma, secondo te, potrebbe essere anche l'ultima partita del Gallo Belotti allo Stadio Grande Torino? Ma io spero di no, perché io sono un estimatore di Belotti, poi lo conosco anche personalmente, insomma devo dire è un giocatore non importante, di più, e quindi io spero proprio che non sia l'ultima partita, ma che trovino un accordo. Ma lui sta bene a Torino, io so che lui a livello familiare lui si trova bene, poi per il resto non vado oltre. Sono convinto e io ho fiducia che Belotti rimanga al Torino, guarda. Si conclude questa parte del TG, ora il meteo, dopo la nostra ospite Barbara De Toma, dirigente divisione anticrimine, Questura di Torino. A seguire torna una nuova puntata della rubrica Passione Verde di Roberto Monteriso. Restate con noi. Ancora insieme nella parte dedicata all'approfondimento di GRP, e allora approfondiamo un tema che è veramente estremamente interessante, che riguarda il nostro vivere civile, sociale, e riguarda in qualche modo direttamente o indirettamente anche i nostri figli o i nostri nipoti. Stiamo parlando del fenomeno così chiamato delle baby gang, ne abbiamo parlato anche nei fatti di cronaca, nel nostro telegiornale naturalmente, ma è un fenomeno diffuso, sia ben chiaro, non soltanto a Torino, anzi forse poi ce lo faremo dire, ma insomma forse a Torino neanche tra i luoghi più diffusi, ecco, però è un fenomeno che sicuramente c'è a livello nazionale e anche internazionale, anche molti film e purtroppo anche molte canzoni raccontano proprio di queste situazioni. Ci sono diversi strumenti anche dal punto di vista legale, giuridico, per cercare di arginare questo fenomeno, al tempo stesso ricordandosi che stiamo parlando baby gang, quindi stiamo parlando di ragazzi, ragazzini, adolescenti, per cui si spera che ci sia la possibilità di un percorso per farli reinserire perfettamente nella società e anzi di recupero dalla potenziale criminalità. Con noi c'è Barbara De Toma, che è il primo dirigente della divisione anticrimine della Questura di Torino. Grazie davvero per la sua presenza qui, a noi fa sempre piacere che quando venite a trovarci, perché diciamo ci aiutate a comprendere meglio quei fatti che da giornalista diamo soltanto come cronaca, ma poi c'è tutto un lavoro dietro, prima e anche dopo. E tra questi strumenti di cui accennavo c'è anche il famoso citato più che altro già il DACUR, che è il divieto di accesso in aree urbane, il cosiddetto DASPO urbano, e l'abbiamo citato qualche volta nel telegiornale, ma che cos'è? Allora, il DASPO urbano è una misura di prevenzione che può essere adottata dal questore quale autorità di pubblica sicurezza a livello provinciale e che può essere adottata nei confronti di persone pericolose. È una misura di tipo amministrativo, quindi non comporta un processo penale, ma appunto un procedimento di natura amministrativa che viene svolto dalla divisione appunto polizia anticrimine della questura, sulla base chiaramente di segnalazioni che ci pervengono dai commissariati, dalle stazioni carabinieri, quindi da segnalazioni che ci pervengono da le forze dell'ordine che pattugliano la città. E è stato introdotto, diciamo, per la prima volta nel 2017, dai decreti sicurezza, appunto, che trattavano proprio della sicurezza e del decoro delle città, e poi è stato ancora più incrementato nel 2020 a seguito della morte di Willy, il ragazzino che è stato appunto addirittura ucciso a botte nella cosiddetta malamovida. È un provvedimento che può essere quindi adottato dal questore anche nei confronti di minorenni, e questo è importante, che si rendono autori di fatti, di disordini all'interno di bar, di locali di pubblico esercizio, locali di pubblico intrattenimento,
o nelle immediate vicinanze degli stessi. Cioè che cosa può, facciamo un esempio classico, che cosa possono fare? E quindi esempi classici si può andare da episodi di aggressioni, risse a episodi di reati contro il patrimonio, quindi il furto, certo, la piccola rapina, che normalmente questi ragazzi fanno a ragazzi della stessa coetanei, età, insomma, certo, a coetanei. Però non è la legge proprio che cosa prevede? Che questi fatti di reato possono accadere o all'interno, sì, dell'esercizio o appunto, dicendo, nelle immediate, certo, vicinanze, perché chiaramente vi è la piazza, vi è il ritrovo normalmente, certo, esterno e non, certo, interno. E quindi è chiaro che si deve andare a colpire quei soggetti che o perché fanno parte di questo gruppo o perché si ritrovano appunto sempre in quelle determinate zone, utilizzano il gruppo, utilizzano la zona proprio per poi commettere reati. E dicevo che è una misura di prevenzione perché chiaramente, essendo anche poi ragazzi minorenni, certo, in questo modo, diciamo, l'autorità di polizia, l'autorità di sicurezza, diciamo, gli diffida proprio, sì, no, dal continuare anche a commettere certi determinati reati, allontanandoli per un periodo da una determinata zona. Cioè gli si dice: tu non puoi più avvicinarti a quel posto. Esatto, per questi motivi che, certo, chiaramente, certo, vengono, certo, spiegati nel provvedimento, dovrai non potrai più frequentare per un anno o per due anni nei casi gravi anche quella determinata zona. E chiaramente questo dovrebbe avere poi un effetto deflattivo. Certo, insomma. Certo. E che cosa succede se invece violano, non obbediscono, diciamo, a questa allora, decisione? Chiaramente la violazione costituisce un reato. Ecco. Anche molto grave, perché comunque è prevista la pena della reclusione, quindi è un delitto proprio, sì, uno dei reati più gravi, certo, la pena della reclusione fino a due anni, ed è prevista anche una multa in denaro che può arrivare fino ai 20.000 euro. E quindi chiaramente in questo caso, questo significa che si avrebbe un processo penale, quindi in un'aula di tribunale, sì, che può finire anche appunto con una condanna, certo, piuttosto pesante. Diciamo che è un modo per dire, io qua parlo da, non ho figli, ma insomma più o meno come età potrei, e diciamo è un modo per dire: guarda, tu non devi più fare questa cosa, devi mettertela in testa, la prossima volta che ti troviamo lì però non ti mettiamo subito a fare tutto un percorso penale, ma la prossima volta non ci sono scuse. Esattamente, anche perché, ripeto, essendo una misura di prevenzione, certo, quello che interessa all'autorità di pubblica sicurezza, e deve interessare anche alla collettività, ah, certo, e poi anche appunto prevenire reati e recuperare queste persone. Naturalmente. Si parla di, dicevo prima, che le misure di prevenzione sono utilizzabili nei confronti di persone pericolose. È chiaro che quando si parla di minori la pericolosità è, come in questi casi, è indirizzata a un determinato contesto ed è anche possibile, quindi, sì, è doveroso recuperare il minore. Tant'è che appunto noi lavoriamo chiaramente anche in contatto, siamo in contatto sempre anche con la procura e con il tribunale per i minorenni. Questi ragazzi in genere appunto sono stati anche indagati, a volte anche arrestati appunto, certo, per questi atti che commettono, e quindi poi il tribunale dei minori ha la possibilità anche di un contatto con i servizi sociali per un effettivo recupero. Certo, infatti poi c'è questa rete che credo valga in generale, in modo particolare per i minori, per i ragazzi, no? Una rete di rapporti e di lavoro insieme in comune tra le forze dell'ordine, la magistratura e i servizi sociali, gli educatori, no? Insomma, bisogna fare di tutto perché questi ragazzi, per l'interesse della collettività e per l'interesse stesso dei ragazzi, non vadano avanti in questa strada. Ma ci sono dei begli esempi di recupero, cioè effettivamente avviene il recupero? Allora no, assolutamente sì, teniamo conto però che per quanto riguarda specificatamente questa, certo, misura è veramente poco tempo, certo, che a Torino forse siamo partiti anche diciamo più tardi, sì, magari rispetto ad altre realtà, ma proprio perché non si era mai sentita l'esigenza, ancora non si erano manifestate, sono della fine dello scorso anno, no? I primi, sì, anche, sì, sì, episodi un po' di queste piccole risse, sì, o, sì, piccole aggressioni tra ragazzi.
E quindi chiaramente sono ancora provvedimenti molto, molto giovani, insomma. Certo. Però insomma, ecco, comunque in generale il lavoro appunto rispetto ai minori c'è già da tempo e si punta sempre a quello. Peraltro il concetto DASPO, no, richiama sempre il mondo del calcio, ma ci sono altre forme di DASPO, no? Ci sono altre forme di DASPO, assolutamente. Il DACUR, appunto, divieto di accesso a determinate aree urbane, che è previsto appunto, come dicevo, nei confronti di minori ma anche di maggiorenni, ecco, infatti, che commettono reati sia di natura patrimoniale, contro il patrimonio, sia reati a base violenta, quindi aggressioni. Vi è anche un tipo di DACUR urbano che può essere utilizzato nei confronti degli spacciatori. Ecco. E questo insomma è anche una realtà purtroppo, certo, insomma, purtroppo conosciuta sì. Anche a Torino. Perché diciamo hanno delle loro piazze, mettiamola così, e lì si dice tu devi stare lontano da quei luoghi. Da quei luoghi, se in quella determinata zona insistono scuole, ad esempio, ecco. E questo è molto importante, certo. Oppure insistono ancora una volta pubblici esercizi, locali di pubblico intrattenimento, e quindi lo spacciatore che sia stato trovato a spacciare vicino ad uno di queste sedi può esserne allontanato. Ecco, e poi c'è anche, ce ne sono altre forme? Poi vi è chiaramente il DASPO sportivo, certo. Che insomma è assolutamente, ecco, proprio grazie alla efficacia che ha dimostrato il DASPO sportivo, poi il legislatore ha pensato di introdurre anche queste diverse forme, certo, di DASPO urbano. Ecco, io penso sicuramente anche tutte le varie azioni, no, preventive che può, ormai è sempre più lasciato in mano alla questura, no, al questore come sicurezza pubblica, no? Cioè tutti questi modi anche per esempio per stare lontano quando ci sono casi di molestie nei confronti spesso purtroppo delle donne, lo sappiamo, no? Ci sono sempre più strumenti in questa direzione. Ci sono sempre più strumenti, sicuramente è anche molto più sentito, insomma, questo fenomeno, e quindi è combattuto, e più se ne parla anche si fa emergere, no? Come no? Una misura di prevenzione appunto assolutamente molto utilizzata adesso è l'ammonimento del questore per violenza domestica. Di questi ne facciamo tanti, ne vengono adottati tanti. Purtroppo perché vuol dire che ci sono casi, ma per fortuna vuol dire che però c'è un'attiva sensibilità. Ecco. C'è una sensibilità molto, molto forte, le volanti sul territorio sono chiamate molto spesso per una lite in famiglia che poi magari invece si dimostra non essere una semplice lite, ma essere più una situazione appunto di disparità, no? Dove una delle parti subisce e l'altra aggredisce. E in questi casi, anzi, l'ammonimento può servire proprio per mettere uno stop prima che il ciclo della violenza si esasperi. Certo. E quindi ne vengono adottati, anche quest'anno ne abbiamo fatto, l'anno scorso, sì, certo. 150 ammonimenti per violenza. E hanno un effetto positivo? Hanno un effetto anche perché, molto importante questo, abbiamo fatto un protocollo già dal 2019 con alcune associazioni del territorio che si occupano del recupero dei violenti, e al momento in cui notifichiamo il provvedimento, che chiaramente non è soltanto mettere un timbro, ma spieghiamo alla persona da ammonire il disvalore di quello che ha fatto, e gli diamo la possibilità di seguire un corso gratuito per il recupero, proprio per la gestione delle proprie emozioni, quindi per il recupero di questa rabbia, no? Sì. E per saperla gestire. Ne avevamo parlato al telegiornale in altre occasioni, effettivamente credo sia veramente encomiabile come iniziativa, perché va sempre nell'ottica della prevenzione, proprio per evitare che poi ci troviamo al telegiornale e dire era una cosa che poteva essere evitata, se si riesce a evitare, sicuramente interesse della collettività, di tutti noi. Grazie davvero al primo dirigente della divisione anticrimine della Questura di Torino, Barbara De Toma, venga a trovarci quando vuole, davvero, che ci sono un sacco di argomenti interessanti, e quindi questo era soltanto un pezzo della vostra attività, quindi grazie davvero, e un saluto tramite lei a tutte le persone che si occupano della nostra sicurezza. Grazie davvero. Buongiorno. E a voi tutti, grazie per averci seguito. Si continua con i programmi di GRP.